Però che brava, grandissima pallacotta di Jambrikova. Sono andato poi, capito, che è rapidissima, una tennista veramente molto molto veloce. Arriva ovviamente da quella posizione, è quasi impossibile riuscire a manovrare bene, a giocare un recupero degno di nota, anzi addirittura l'ha spinto troppo questo recupero. Sta di buona, no, però grandissimo scambio che si conclude con una smorzata veramente eccellente da parte di Quevedo. Cross qui, beh sì, il punto straordinario. Oh, brava, sembrava fatta ormai per Jambrikova, che stava avanzando pericolosamente, ma grande guizzo in corsa col dritto da parte di Quevedo. Qui deve giocare difensivamente, ottimo l'attacco, guardate che si inventa, dritto in corsa con risposta aggressiva con un doppio dritto di Jambrikova. Saltare quasi per andarlo a prendere. Buona. Vabbè, arriva anche una smorzata meravigliosa. Gli errori, ma non possono non esserci in una partita così dispendiosa a livello di energie, ma stiamo vedendo anche delle belle prodezze. Bello. Ancora la smorzata, e stavolta Jambrikova neanche ci va. E questa è un'arma che può, in una partita così faticosa, incidere tanto. Game durissimo, ma alla fine che vedo tiene il servizio. Brava. Messa. E qui però si è esposta troppo al passante, era un attacco debole, poi sul dritto, delicatissimo per lei, perché gioca contro un'avversaria che sta meglio atleticamente, che sembra avere più birra in corpo. E che adesso giustamente gioca la smorzata, perché e alla fine al primo set point molto rapidamente porta a casa il game, porta a casa il set, la tennista statunitense. Signori, a causa di un infortunio, Jambrikova è, non è soltanto un discorso di stanchezza, è un discorso evidentemente fisico che la vedeva sulle gambe. Renata Jambrikova non può andare avanti dopo aver perso il primo set, in lacrime in panchina, eh sì, decisamente in lacrime, poverina.